Dal 25 gennaio al 27 è appunto un grande omaggio a Chopin. Per essere, come dire, filologici o comunque per essere precisi, avremmo dovuto presentare questi 3 giorni di incontro, di incontri nel periodo attorno a Natale, perché come sapete Chaplin moriva la notte del 25 dicembre del 1977. La cosa non è stata possibile, lo possiamo dire, per ragioni, come dire, burocratiche, istituzionali, insomma, quelle cose che caratterizzano spesso le nostre istituzioni, in modo particolare, a volte, ahinoi, il comune di Palermo. Comunque, insomma, scivoliamo in avanti di qualche settimana, sempre 40 anni sono passati dalla morte del grande Chaplin. Le giornate sono così suddivise. Il 25 gennaio, proietteremo 2 cortometraggi restaurati dalla Cineteca di Bologna. Attorno a questi 2 cortometraggi ci sarà un incontro autorevolissimo con Gianluca Farinelli, che è il direttore della Cineteca di Bologna, al quale da anni si deve appunto il restauro preziosissimo di buona parte delle opere di Charlie Chaplin, restauro che è stato affidato dalla famiglia Chaplin proprio alla Cineteca di Bologna. E Farinelli ci parlerà naturalmente di Chaplin, ma ci spiegherà, racconterà anche come si restaura in generale un film, ma come si restaurano i film, come sono stati restaurati i film, sia i cortometraggi che i lungometraggi di Chaplin. Accanto a Farinelli c'è un'altra nostra vecchia amicizia, Emiliano Morreale, critico, storico cinematografico, che scrive per l'Espresso, e quindi ci sarà, come dire, una chiacchierata attorno alla figura di Charlie Chaplin. Chaplin ebbe una vena melodica straordinaria, e noi la sera del 26 gennaio ascolteremo un nostro amico, un grande nostro amico e collaboratore, il pianista Salvatore Bonafede, che accompagnerà al pianoforte 2 cortometraggi, come si faceva appunto negli anni del muto, e cioè Charlot al pattinaggio e Charlot pompiere. Ma non solo, parleremo insieme a Salvatore un po' della personalità di compositore, di questo interesse che coltivò per tutta la vita Chaplin per la musica, e poi, diciamo così, in una forma quasi, chiamiamolo così, concerto, Salvatore eseguirà alcuni brani, alcune composizioni celeberrime di Charlie Chaplin, tratte da colonne sonore come Tempi moderni, Smile, come La febbre dell'oro, come Luci della ribalta. Quindi un appuntamento da non perdere. Dimenticavo, ho detto i titoli dei 2 cortometraggi. La sera del 25, alla presenza di Farinelli, i cortometraggi saranno Charlot Poliziotto, o conosciuto in Italia anche come La strada della paura, e L'emigrante, entrambi del 1917, mentre i film che accompagnerà Salvatore sono del 1916. Il 27 gennaio torneremo a proporvi, e ci sembra insomma più che opportuno farlo, torneremo a proporvi un capolavoro del 1940 che è Il Dittatore. Lo faremo naturalmente in coincidenza del giorno della memoria e in compagnia di Germano Maccioni, un giovane regista bolognese, anche lui è un nostro collaboratore, autore di documentari, e l'anno scorso di un lungometraggio, il suo debutto, dal titolo Gli asteroidi. Germano collabora molto spesso con la Cineteca di Bologna, cura in particolar modo i documentari, i materiali che poi vengono inseriti nei DVD che la Cineteca diffonde, e in questo caso lo abbiamo chiamato come autore insieme a Cecilia Cenciarelli.
di un piccolo documentario che racconta la genesi, che racconta la storia del dittatore, e naturalmente sarà l'occasione anche per parlare di quel periodo della cinematografia americana, hollywoodiana, in riferimento alla follia nazista e quindi in riferimento all'olocausto. Questo è tutto, ci rivediamo, spero in tanti, il 25 gennaio qui al Cinema De Seta.